Dunque, vediamo cosa ci serve. Un po' di concentrato di pomodoro, spicchiolino d'aglio, cipolla, peperoncino, un poco di preparato per brodo vegetale, una scatolina piccola di cannellini. Teniamo conto che sto facendo da mangiare solo per me, quindi per una persona. Scatolina piccola di pomodori, io ho preso questi polpa, cioè non proprio passata, sale e pepe, un po' di paprika, un goccino di salsa di soia che servirà per far rinvenire e dare un po' di sapore ai bocconcini di soia. Di questi ne ho già parlato in un altro filmato, praticamente sono equivalenti alla carne, sono proteine. E diciamo che questa dose più o meno è come mangiare un etto, forse anche un etto abbondante di carne, unito poi, vabbè, ai fagioli. Praticamente è un pasto proteico. Aggiungerò un pochino di polenta. Questa è una polenta istantanea, sinceramente questa marca qua la trovo molto buona, la prendo all'Esselunga, insomma una catena di supermercati che credo conoscano più o meno tutti. E niente, allora adesso spero di non aver dimenticato niente, comunque poi al limite durante la preparazione, se c'è da aggiungere qualcosa lo vediamo. Come spezie appunto un po' di paprika e peperoncino, ma si può aggiungere quello che normalmente si può usare cucinando la carne, quindi magari anche un pelino di origano, un po' di cumino, quello che più piace. Ecco, adesso preparo un attimo qui l'ambiente e comincio a lavorare. Allora, come prima cosa provvedo a reidratare i bocconcini di soia. Acqua, quindi vabbè, questo qui sono circa un 700 millilitri d'acqua. Sono un po' più di mezzo litro, ne metto un po' di più perché poi userò quest'acqua anche per fare la polenta. Loro comunque insomma ne assorbono discretamente. Dentro cosa ci metto? Ci metto allora un po' di salsa di soia, diciamo su quella dose lì, un cucchiaio. E giusto per insaporire un pochino, allora, la dose di questo sarebbe un cucchiaino per mezzo litro d'acqua, però io non sto facendo un brodo, quindi metto un mezzo cucchiaino, ecco, giusto per insaporire un po'. Niente, questo è un preparato per brodo vegetale, va benissimo anche un qualunque preparato per brodo, tenuto conto che comunque il famoso glutammato monosodio, insomma, non è il demonio, ecco, è una cosa tutto sommato naturale che in Oriente si usa senza problemi come noi usiamo il normale sale. Quindi porto l'acqua a bollore, poi abbasserò il fuoco e inserisco come si chiama, i dadini di soia, in modo da farli rinvenire a fuoco molto basso, quindi giusto per tenere l'acqua calda, ecco, in modo che non si degradino col calore le sostanze nutrienti che contiene la soia. Ok, adesso procedo e poi passiamo oltre. Ok, tanto che si scalda l'acqua, io preparo soffritto. Non è proprio soffritto perché poi vedremo. Allora, infatti, se qualcuno più attento avrà notato, non ho messo né gli ingredienti, né burro, né olio, né altri grassi, quindi l'ho già fatto qualche volta e praticamente cucinerò solo con dell'acqua. Ecco. E secondo me non viene male. Uno potrebbe pensare che il sapore si perde o cose del genere, ma mettendo un po' di spezie, un po' di cose, secondo me la cosa è mangiabile e rimane anche più leggerina. Allora, qui abbiamo da fare
la cipollina, cominciamo a pulirla. E poi praticamente farò una dadolata di appunto aglio e cipolla per fare il fondo di cottura degli altri ingredienti. Provvedo fra un attimo e ci sentiamo. Ok, allora prepariamo la cipolla. In questo modo ottengo già praticamente dei dadini. Cipolla a posto. Ecco, l'aglio, possiamo togliergli questa parte interna, che risulta un po' pesantina poi da digerire, quindi è praticamente il germoglio. Ci sarebbero dentro, vabbè, tutte le sostanze nutritive, ma in effetti dopo è un po' pesantino da digerire. Taglio giù anche lui, non troppo fine, perché vabbè. Non voglio che si bruci, in poche parole. Allora, questo è pronto. Ecco, adesso devo aspettare un attimo che praticamente l'acqua si sta scaldando, poi faccio rinvenire la soia. E poi cuocerò tutto assieme, perché la soia di per sé stessa purtroppo non ha sto sapore, diciamo pure che non sa di niente, e quindi deve assorbire insomma, il sapore delle cose con cui andrà a cuocersi. Niente, aspetto, l'acqua si sta praticamente, vediamo se riesco a far vedere, si sta preparando, eccola qua. E appena è pronta ci metto appunto la soia e a fuoco basso faccio rinvenire i dadini. Ci sentiamo fra poco. Ok, praticamente ho fatto andare circa 3-4 minuti, ripeto, a fuoco semi-morto. Adesso lascerò in infusione, io penso ancora, insomma, per raggiungere un 10 minuti almeno, cioè devono stare a bagno. È un po' come mettere a bagno del pane secco, in pratica, con la differenza che questo non si sfalda, cioè il pane secco ovviamente se lo si lascia dentro troppo a bagno a un certo punto si sfalda, diventa non so come dire, tipo una passata, ecco, questo non lo fa. Però deve stare a bagno, deve assorbire il sapore di quello con cui è stato messo. Se eventualmente, assaggiando un po' il brodino, risulta basso di sale, si può tranquillamente aggiungere ancora un po' di sale e farglielo assorbire, non in modo esagerato, perché poi dopo comunque in padella assorbirà ancora il sapore che si trova e rilascerà un po' dell'acqua che ha assorbito, quindi ci sarà una specie di scambio di liquidi e di sapori in padella. Comunque un po' di sapore qua lo deve prendere, lo deve assorbire. Poi insomma uno deve provare un po' di volte e rendersi conto qual è la giusta misura.
Ragazzi, festa grande, mi è venuto in mente che due funghetti non ci stavano male e mi è venuto in mente che in freezer avevo una bella busta di funghi surgelati, niente di che, c'è dentro, vabbè, con porcini, aromatizzato porcini, comunque, assieme, secondo me, ci stanno un ben ben bene. Dai che adesso elaboro un altro, una variante in corso d'opera. Ok, dai, ci sentiamo fra un attimo. Allora, adesso qui, anzi, vi presento tra l'altro una bella padella appena presa, era in offerta, l'ho pagata poco, di acciaio, niente antiaderente dentro. E vi devo dire che ci si cucina comunque bene. Io pensavo, oramai sono abituato alle antiaderenti da non so neanche quanti anni, e invece devo dire che, diciamo, lavorandola in un certo modo, comunque non si sente la mancanza dell'antiaderente. Ecco, allora procediamo a mettere dentro cipolla e aglio. Allora, come ho detto prima, niente condimento, niente olio, niente burro, niente. E non lo metterò durante tutta la preparazione. I funghetti lì sono surgelati e quindi non so adesso se metterli subito e farli sgelare o dargli una scaldatina, ma vediamo insomma. Allora, cominciamo ad accendere il fuoco dietro e a far scaldare la padella con cipolla. Il fuoco va regolato, ecco, non tanto forte. Qui comunque c'ho dell'acqua calda e la userò appunto. Allora, vediamo un po', sistemiamo qua. Quindi adesso faccio scaldare cipolla e aglio. Mi servirà il sale, perché quando io salerò la cipolla rilascerà la sua acqua di vegetazione e quindi aiuterà. Praticamente facendo in questo modo, cipolla e aglio verranno come stufati più che fritti o, come dire, con l'olio, con il condimento, arrostiti. Ecco. Bisogna però stare attenti a non farli seccare, quindi bisogna stare attenti al calore che mano a mano la padella andrà a prendere. Ecco, si vede già che comincia un po' a fumare, quindi vuol dire che l'acqua che c'è dentro alle verdure sta cominciando ad andare. Dipende ovviamente anche dallo strato che se ne fa, no? Giusto? Cioè, se io le sparpaglio in questo modo, ogni piccolo pezzettino prenderà il calore, però continuando a muoverli, ecco, bisogna fare attenzione che non brucino sostanzialmente. Quindi il fuoco sotto è molto basso, la padella per carità c'ha un fondo abbastanza spesso, quindi ecco, sentiamo che già comincia. Quindi a questo punto io ci metto un pochino di sale, la cipolla e l'aglio cominceranno a rilasciare un po' della loro acqua. Il fuoco sotto devo tenerlo controllato. Ma lo sfrigolio è come quello che farebbe se fosse olio, quindi non gli sto facendo niente di male dal mio punto di vista. Poi un cuoco professionista potrebbe dirmi che sto ammazzando tutto. Ecco, allora a questo punto io ci metterei anche questo, cominciando a piangere perché la cipolla di sale, un pizzichino di pepe,
e con l'acqua in cui l'ho fatto rinvenire, che comunque è calda perché l'avevo portata a bollore. Ecco qua la mia cipollina. Adesso, invece di praticamente di arrostirsi, di caramellare, non so come dire, insomma, con un soffritto normale, comincerà a stufarsi, quindi ammorbidirsi. Io a questo punto ci metterei però, oddio, i funghi sarebbero da mettere un po' più in là, perché non è che vanno cotti tantissimo, quindi io aspetterei un attimo a mettere i funghi. Lascio andare avanti un attimo, cipollina e ci manca però un po' di peperoncino. Allora, siccome ci metto i funghi di peperoncino, praticamente un'ombra, perché se no è abbastanza evidente che mi sparisce il sapore dei funghi, quindi forse anche troppo, metà, toh, dai, metà peperoncino, giusto per dargli quel pelo di pizzicantino, tenuto conto appunto che sto preparando per una persona, quindi in base anche a quante persone poi devono mangiare, è evidente che va aggiustato il tutto. Allora, io continuo a far stufare la mia cipollina. Se vedo che l'acqua si asciuga, ne aggiungo un pochino. Questa è acqua saporita, quindi conferisco anche il sapore che ho messo dentro qua. Volendo riutilizzare questo sistema, uso acqua senza dentro insaporitori, quindi non modifico il sapore di quello che sto cucinando. Qui l'acqua si sta asciugando, la cipollina sta diventando più morbida. Aggiungo ancora un pochino d'acqua. Ecco, quando si aggiunge l'acqua eventualmente si può alzare un po' la fiamma momentaneamente in modo da non far perdere, diciamo, il bollore e la cottura, no? Ok. Allora, adesso la faccio asciugare quest'ultima acqua che ho messo. E poi, secondo me, inserisco la soia che comincia a insaporirsi un po'. Mi sa che aggiungerei adesso passaggio. Un pizzichino di sale. Ancora. E basta così. Poi il sale comunque si può aggiungere alla fine. Ed è meglio perché praticamente ecco come noi lo usiamo praticamente nel mondo occidentale, ripeto, nel mondo orientale invece usano anche appunto questo famoso glutammato, aggiunto alla fine se ne può mettere a meno e dà più sapore. Allora, io a questo punto metterei la soia. In teoria non ha bisogno di cottura, deve soltanto insaporirsi, quindi però gli do un passaggio così e poi appena ha un po' assorbito il sapore della cipolla, dell'aglio, lo so, il video verrà lungo, ma che devo fare?
Lo sto facendo anch'io per la prima volta, quindi poi me la sto praticamente inventando. A questo punto io metterei, allora, un pelo d'acqua, speriamo che me ne avanzi per la polenta. Allora, peggio, uso l'acqua normale. Comincia a prendere anche un po' il sapore della cipolla, forse qua si può anche alzare un po' il gas. La cipolla mi sta dando il suo, ci comincio a lacrimare da tutte le parti, non fa niente. Allora, dai, una scaldatina. Allora, praticamente è già tutto cotto perché i fagioli sono cotti, il pomodoro è cotto, ecco, manca da sgelare i funghi. Allora, a questo punto io cosa faccio? Butterei dentro i funghi, così si sgelano. Rilasceranno anche loro un po' d'acqua e un po' di sapore che la soia andrà a assorbire, e per facilitargli il compito io ci metto anche un pochino di acqua. Io la chiamo acqua, ma in effetti ormai è un brodo. Se ci pensavo prima potevo tirarli fuori, farli scongelare e poi aggiungerli un po' verso la fine, perché il fungo non è che l'abbia da cuocere tantissimo, se no diventa proprio un pizzico. Ci mancherebbe un pelino di sale. Dai, lascio un attimo andare, se no la faccio troppo lunga, e ci sentiamo fra un attimo quando metto dentro pomodoro e le altre cose, dai. Ok, è andato qualche minuto, adesso secondo me stanno buttando fuori acqua sia i funghi che anche la soia. Il fuoco è ancora medio basso perché appunto non voglio far prendere troppo calore alla preparazione. Allora, a questo punto io metterei la paprika, non lo so, dai, io l'avevo presa perché volevo fare però un pizzichino, non stona. La paprika sono praticamente peperoni ridotti in polvere e danno una sensazione di, come di calore in bocca, non aggiunge molto, cioè non è come il peperoncino che spacca in due, no? Quindi io un pizzichino ce lo metto. Allora, paprika, e va mescolata subito, se no prende dell'amaro. Quindi va mescolata immediatamente e fatta sciogliere. Così. Allora, dai. Va bene. Io a questo punto ci metto il pomodoro. Avevo preso il concentrato perché
l'idea iniziale è di fare qualcosa tipo uno spezzatino, ecco. Adesso non so sinceramente se mettercelo oppure no. Diciamo che la passata è un po' rustica e quindi non fa quel sugo, come dire, cremoso, denso. Ci devo pensare un attimo, eh. Qua bisogna alzare il fuoco perché ho messo dentro un ingrediente freddo. E se no mi ferma, anzi, per carità, mi era già fermata la cottura, ma insomma dai, la facciamo riprendere in fretta. Aggiungo ancora un pizzichino d'acqua per sciogliere il pomodoro. Profumo non è male. Assaggiamo. Mettiamoci un goccino di questo, dai. Proprio un pelo. Tipo un cucchiaino. Manca ancora un po' di sale perché il pomodoro mi ci dà l'acidità. Mi attacca in gola il vapore. Abbasso ancora un po'. Lascio andare un attimo e ci sentiamo. Ok, allora, assaggiato. Secondo me gli manca un po' di sapore. Allora, un pizzichino, ma proprio un pizzichino del preparato per brodo. E a questo punto un po' di sale, appena un po' di pepe e i fagioli. Probabilmente sto facendo una bischierata immonda e praticamente qua invece di mangiarci uno ci potrebbero mangiare in due. Tutta la roba che ci ho messo. Dai, ancora un pizzico di brodo. Tiriamo su caloria. Ecco, non so se si può vedere, ma i bocconcini di soia sono diventati belli grosserelli e a questo punto sono anche discretamente teneri e praticamente hanno la consistenza della carne una volta che uno li addenta, diciamo, Allora, i fagioli appunto erano già cotti, quindi quelli in scatola non hanno bisogno di cuocere ulteriormente, devono scaldarsi ovviamente e prendere il calore del piatto. Allora, cioè, ci sto mettendo molto tempo perché, ripeto, è la prima volta che provo così a inventarmi qualcosa del genere e quindi ovviamente una volta che uno lo fa un paio di volte, poi dopo insomma si possono sicuramente abbreviare i tempi, no? Sentiamo. Direi che può andare. Io quasi quasi spengo. Tanto praticamente quel che doveva cuocere ha cotto, lo lascio lì al calduccio, forse manca ancora un pelo di sale, mi sembra. Può starci ancora appena una passatina del
lo lascio lì. Allora, adesso preparo un pochino di polenta. Oddio, volendo si potrebbe anche mangiare così e finita lì, eh? Che già così è, insomma, è a posto. Però allora uno lo mangia col pane o uno ci fa un pochino di polenta e ce la mangia con la polenta. Allora preparo un attimo il necessario, quindi ho avanzato ancora un po' del brodo lì dove ho fatto dentro la soia e secondo me basta perché di polenta me ne faccio proprio 2 cucchiai. Allora, rimetto sul fuoco e ci sentiamo fra un attimo, perché le istruzioni sono praticamente di far arrivare a bollore l'acqua, aggiungere la farina a pioggia, mescolare e lasciare riposare il tempo che è necessario. Quindi un attimo. Ok, questa magari potrei anche evitare di farla vedere, ma già che ci sono. Praticamente le dosi, per lì bisogna guardare prodotto per prodotto, comunque su questa marca specifica, 3 parti d'acqua, 1 parte di farina. E direi che ci siamo. Là appunto sulle, come dire, sulle istruzioni si parla di 3 parti d'acqua, 3 bicchieri d'acqua, 1 bicchiere di farina e 1 cucchiaino di sale. Siccome questo è già salato e come detto prima c'è dentro un po' di salsa di soia e un po' di glutamato, cioè di, scusate, preparato per il brodo, io non aggiungo altre cose. Prendo quello che più o meno mi sembra 1/3 dell'acqua che c'è dentro e comincio a versare a pioggia, piano piano, in modo che non mi faccia grumi. Spero di avere indovinato la dose della farina. Sì, dai, si sta preparando. Ecco, magari usando una frusta da cucina la cosa diventa più semplice. Comunque, vabbè, insomma. L'importante è se si formano dei grumi romperli perché appunto se no dentro rimane la farina cruda, cioè non, come dire, non assorbe l'acqua, la farina non si reidrata, alla fine, cioè, come dire, la polenta istantanea, anche qua non è il demonio, certo non è fatta sul focolare, rimestata per delle ore, va bene. È semplicemente farina di mais precotta al vapore e disidratata. Quindi quando gli si mette l'acqua, riprende l'acqua e diventa un'altra volta polenta. Ecco, ripeto, per carità, è un'altra cosa, dipende anche come viene fatta, dipende dalla qualità del mais, insomma, da un certo numero di cose. Però sinceramente, io non riesco a notare questa grandissima differenza, ripeto, con questa specifica marca, poi dopo ognuno ha le sue preferenze, comunque, se si può vedere. Poi come si dice, chi si accontenta gode, quindi per me va bene così. Dai, ok, direi che è pronto. Vado a prepararmi il piattino. A dopo. Ragazzi, adesso come d'uso bisogna fare la prova assaggio, né? Allora, la faccia non è male. Adesso proviamo la
polentina se rassodata, a me piace così, cioè non tanto morbidina. Ecco, l'unica cosa, non mi è venuta tanta puccia, la polenta resterà un po' secca, ma proviamo, dai. Non è male. Non è male. Teniamo presente che allora, i bocconcini di soia comunque al loro interno trattengono un po' del liquido che hanno assorbito quando sono rinvenuti, quindi rilasciano quello che hanno assorbito. Se li si fa andare solo nell'acqua, rilasciano acqua. Per quello che appunto ho messo un po' di salsa di soia, un po' di insaporitore. Quindi ecco, bisogna farli rinvenire bene. La consistenza è quella di bocconcini di carne e non ce n'è. I funghetti un po' hanno dato di loro. Forse potevo, ecco, avendo messo i funghi, magari mettere del prezzemolo che forse veniva un po' meglio. Il peperoncino ci sta, ma se ne può fare a meno. Insomma, se è una cosa che vi stuzzica, che vi fa venire l'idea di provare, poi ve la potete, come dire, giostrare a seconda del gusto personale. Bisogna provare 2 o 3 volte prima di capire come piace. A questo punto io mangio, ne? Ragazzi, saluti a tutti, state bene, ciao.